Ah, mi sento alla grande. Sei sicuro? Sì, non ti preoccupare, guarda. Ah, sono devastante. Effettivamente fai abbastanza paura, sì. Paura? Sì, esatto. Ti dirò, non mi dispiace. Certo che è incredibile che sia successo proprio questo. Tutto è partito da quella volta con i Highland. Giusto, ma prima che vi spieghi tutto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi nessun video, shorts inclusi. E inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare il mio libro. Vi basterà cliccare sul link Amazon e potrete prenderlo a un prezzo speciale. Ah, prima di andare avanti, volevo ringraziare di cuore Francesco Di Pasquale 1984, che mi ha mandato un super grazie. Tra l'altro mi chiede se porterò la quarta stagione di Dragon Ball Breakers. Ci penso, grazie del consiglio. Oppure anche vedo Scarlatto Violetto. Non vi preoccupate, voi datemi consigli che io ci penso. Ah, e se per caso vorreste mandarlo anche voi per sostenere il canale, vi basterà andare qua sotto e cliccare sul cuore con il dollaro e lasciarmi appunto un super grazie di supporto. Io vi ringrazio tantissimo, davvero. Senti il profumo dei popcorn. Sì, però ragazzi, scusate, avremo un certo Kraven che sta distruggendo mezza New York. Vi sembra il caso di andare a Luna Park? Ehi, rilassati, ogni tanto ci sta a staccare un attimo. Tanto è Miles che rischia, no? Cosa vuoi dire? Ok, te lo spiego io veloce. Dopo i dati che hai recuperato su Kraven, Miles ha indagato su Black Cat e dopo averla trovata al Sancta Sanctorium, sì raga, quello del Doctor Strange, la seguì mentre apriva portali in continuazione. È finito pure al Polo Nord per un attimo. La gatta voleva semplicemente raggiungere la sua ragazza a Parigi e ha rubato un vecchio manufatto crea portali per farlo. E dopo aver sistemato i cattivoni di Kraven, hanno visualizzato insieme la Torre Eiffel. E così Felicia è riuscita a raggiungere la sua love. È incredibile. Puoi dirlo forte. E pensare che l'ho appena incontrato che usciva dalla nuova tazione di Misterio. Ah sì, giusto, era andato un attimo a provarla. A quanto pare ti fa vivere il sogno della tua vita tramite un visore Revoir. Ma c'è stata una specie di bug e a momenti lo fa fuori. Normale amministrazione per uno Spider-Man. Quello è vero. Dite, go-kart. Tu al volante? Mi sa che non deve essere proprio un Verstappen, eh? Oh, a proposito, che botta! Tranquillo, ti aiuto. Quello è Tombstone. Cosa? Davvero? Mi aspettavo più che andasse a fare il becchino. Carino, Pit. Sì, è uno spettacolo, guarda. Ma manca solo la ruota panoramica, giusto? Ah, ma che carini. Cosa potrà mai andare storto in una serata così? Ecco Tombstone. Oh, giusto, i cacciatori di Kraven che arrivano. Siete sorpresi di trovarmi qui? Beh, ricambio il fastidio. Volevo solo godermi una serata libera, ma figurati! Effettivamente non siete molto fortunati, né tu né loro. Harry non risponde al telefono. Io sono alle prese con i cacciatori e non lo vedo da nessuna parte. Ah, che spettacolo. Speriamo non l'abbiano scambiato per un cattivone. Sai, Osborne. Possiamo rimandare. Questo non è un buon momento. Pure le reti. Sono proprio cacciatori, eh. Ah, speriamo che riesca a scappare da solo. Mi sa che ho lasciato di là le forbici. Togliete di mezzo il ragno, adesso! Ti aiuto io, Lonnie. Oh, la giostra sta andando! Andrà tutto bene. Salvi, meno male. Tranquilli, ci penso io! Grande Spidey! Ma questi sono fuori! Aiuto! Mi dispiace! No, non posso guardare! Cosa? Harry! Sono veramente senza parole. Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Aspetta, una tuta, ma guarda che quello... Frate... Canonico, ho capito. Ok, vi spiego al volo questa parte. Peter e Harry fanno un po' di esperimenti per capire esattamente le potenzialità della tuta. Distruggendo tutto l'ufficio, tra l'altro, ma vabbè, tanto non pagano loro, no? Ed ecco appunto che a quel punto arriva Norman, che si chiede però dove sia Connors, che a quanto pare è sparito. E mentre Black Cat, per sdebitarsi con i ragni, in realtà più che altro con Miles, ha la posizione di Tombstone, una fonderia abbandonata. E così il nostro Spider originale arriva sul posto per salvare l'ex cattivone. Devo dire che questa fonderia sembra tutt'altro che abbandonata. No, anzi, più popolata del mio paese. Occhi aperti. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare.
Cos'è il loro slogan? Tipo Red Bull ti mette le ali? Questa gente non scherza. E meglio non farsi notare. Giusto, meglio metterci un po' di più, ma ehi! Scusa, avrei dimenticato che facendo la roba stealth ci volesse un attimo di più. Non ci posso credere, mi è complicato la vita come al solito. Tranquillo, ti do una mano, ci siamo dentro in due. La ciminiera fa proprio al caso mio. Però sia spenta, sennò affumicheremo il ragno per benino. Ho appena parlato con MJ. Sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto bene. Già, era solo per sapere. Hai detto fonderia steel, vero? Sì. Tu che fai? Cardio. Io ho qualche dubbio, eh. Ok, altra eliminazione silenziosa. Certo, grande, e scusami. Per cosa? Ecco, sapevo. Non ce la faccio, è più forte di me. Mai che mi rendiate la vita facile. Ah, certo che non chiamare Miles è stato un errore. Avevamo proprio bisogno di una ma... Harry, che cosa ci fai qui? Ho una mano, Spider-Man. Tu a sinistra, io a destra. Prova! Ammazza che duo! Pure questa, manca solo il nucleare! Quello è un lanciafiamme! Non posso usare le ragnatele! No, direi di no! Aspetta, cosa c'è lì sopra? Oh, lassù! La vasca! Tira! Che occhio, dai forza, cerchiamo quel signore poco abbronzato. Attento! Perché sono sempre così esagerati? Sono bloccato! Harry! Oh, mannaggia sti simbioti con le orecchie sensibili. Bisogna trovare una soluzione. Bella mossa, forza, andiamo avanti. Se stiamo fermi, forse non ci vedrà. Cosa credevi che fosse? Un T-Rex di Jurassic Park? Eccolo, l'abbiamo trovato, ora serve un piano. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Wow, chi ti ha insegnato le strategie? Il muretto Ferrari? Io creo un diversivo, vedi se riesci a liberarlo. Vado. Crescono così in fretta. Niente di che, ma ci sta. Verrò fuori da qui, ok? Non puoi, c'è un sistema di difesa. E io lo disinnesco. Bel colpo, sosia di scimmia notturna. Scusa, è il mio primo giorno. Dobbiamo spegnere la fornace. Laggiù! Se sovraccarichiamo la macchina con un refrigerante, dovrebbe spegnersi. Non potevate pensarci prima? Ok, ora. Volete ammazzare tutti quanti? Ma perché non va mai bene al primo tentativo? Dobbiamo aiutare Tombstone. Forse potremmo indebolire la gabbia. Lì, tira giù quei supporti. Ok, facciamoli saltare, forza. Via uno, via tre secondi. Dai, dobbiamo tirare giù quei supporti. Via il quarto. Qui crolla tutto, finisce male. La gabbia non ne vuole sapere. Passiamo dalla fornace. Ma sei impazzito? Ok, ora scappamus! Vuoi morire qui? Muoviti! No! Lo abbiamo perso! Niente panico! Presto, di qua! Harry! Non posso fermarmi! Grandi ragazzi! Hai un posto dove nasconderti? Sì. E se dovessero tornare, io sarò pronto. E ringrazia quel tuo amico da parte mia. Ci vediamo in giro, Spider-Man. Incredibile, non sembra un ex-villain, anzi è così tenero. Beh, a questo punto si passa a Miles. Lui invece si ritroverà a dover rimediare a un furto in un museo della musica del suo quartiere. Sì, sarà una serie di missioni secondarie. Come avrete capito, quelle non ve le spoilerò. Ma torniamo a nostra Pit. O meglio a MJ, che è andata a casa del Dottor Connors per cercare di indagare, ma è rimasta chiusa dentro un furgoncino dei cacciatori. Che ironia della sorte, sta andando proprio nel luogo dove si trova Connor. Che fortuna, credo. Oh, però hai capito la ragazza? Sembra che l'allenamento con Sable mi sarà utile. Ah, ora si capisce. Sable era quella delle armi ipertecnologiche che si vedevano nel primo Spider-Man. Stanno studiando il Dottor Connors. Ah, brutta sta roba. Wow, guarda un po' come non si fa vedere dalle guardie. Proprio bravo. Attenzione! Oh no, presto, colpiscilo! Oh mio Dio.
Voltur. Non ci credo, pure lui? Certo che però contro Thanos sarebbe stato utile. Il suo telefono. Non ti spegnere. Harry, sono MJ. Sono in uno zoo abbandonato nel Jersey. Ah, mannaggia, la batteria di sti smartphone dura sempre meno, eh? Ti porterò fuori da qui. O almeno lo spero. Adesso serve la chiave per liberarlo e ovviamente il codice per la gabbia. Stanno usando le tecnologie di Electro. Ah, povero Max, mi era simpatico. A parte quando folgorava la gente. Sì, a lui le chiavi. Forza, va bene, piano, piano, ci avviciniamo e attacco! Ho le chiavi. Sei perfetto, ora il codice. La cacciatrice con il codice è passata da qui. Sì, ma dov'è? Oh no! È proprio la fidanzata di Spider-Man, eh? Simcariano. Ah, non contare su di me. E poi penso che il Simcariano manco esista. Posso solo fingere di essere Vika. Poesia in Simcariano. È la sua madrelingua. Vediamo chi è questo Mongus. Ciao, Garin. Sembra un sistema di gravi. Deve essere il capo di Garin. Perfetto, ora attacca, rossa! Vana kakesule kas kodok. A kodok, rasasa os informatius tablandan. Tutto tnat. Dov'è quella lavagna? L'ho vista lì e lì! I codici della gabbia. Perfetto, ora si va. Manca l'ultimo e perfetto! Conosci questa bestia? Il suo nome è Kurt Connors. È un bravo uomo. Non esistono uomini buoni. Solo buone prede. No! No, per favore, per favore! Cavoli, non ci voleva, ora si risveglierà Lizard! State bene? Adesso sì! Alla buon'ora, eh! Sulla collina! Quella struttura in vetro! Presto! Presto! Vi apriamo un varco! Secondo me se aspettiamo ancora un po' se lo apre da solo. Questi cacciatori hanno istinti suicidi! Prima Tombstone, ora Lisa. Stanno solo facendo il lavoro sporco per il loro capo. Devono avere incentivi da urlo. Ora chi è che fa battute inopportune? Impari in fretta. Fa parte del lavoro. Continuate, vi copriamo noi. Cavoli, ma non so chi scegliere tra lui e Mai. Perché sarebbe carino vederli combattere tutti e tre. Questa posso usarla per creare un antidoto. Te pareva troppo facile. Ok, decisamente spaventoso. Presto, intervenite. No! Cosa? No, non ci credo. Andiamo. Ti porto via da qui. Non mi cosa gli hai fatto? Tanto bene. Vedila così. Sarà la tua cicatrice migliore. Dai, andrà tutto bene, amico, tranquillo. No! No, ti prego, non può finire così. Che è successo? Cavoli, ora sì! MJ, portalo via da qui. Ci penso io. Ricevuto. Proprio ciò che Kraven stava cercando. Allora mi dispiace per lui. Ah sì, grande. MJ, sto arrivando. È andata bene. Aspetta però, se Peter ha la tuta, vuol dire che Harry non starà bene. Datemi tre, questo... sto bene. Vabbè dai, allora se lo dice lui mi fido. Pete, hai qualcosa lì? Cioè... Dobbiamo trovare Connors. Anche se... In questo momento è un rettile bavoso. Kraven. Il siero.
Ce l'aveva al collo e l'ha usato sul dottor Connors. Se troviamo quel siero, noi potremo analizzarlo e sviluppare una cura in laboratorio. E probabilmente sarà già sparito da quello zoo. Beh, per nostra fortuna, ha lasciato una pista da seguire. Forza, al negozio di antiquariato! No, mi spiace, non posso aiutarti. Ho già visto questo simbolo. Devi andartene. Aspetta, posso proteggerti dai cacciatori. Non è di loro che ho paura. Pensavo di aver lasciato tutto questo a Volgograd. Le fiamme sono accese. Questa è la sua giungla ora. Kraven. Kravinov. Cosa? È tipo russo, non l'avrei mai detto. Le fiamme sono accese. Grigliatina? Credi che Kraven lo casa? Facciamo più per noi che per lui. Un banchetto, meglio! Vediamo cosa avevano in mente. Hanno spedito altri beni di lusso da Volgograd per questo evento. Forse dovresti chiamare Amazon. Forse il molo. Oh sì, giusto, meglio. Non farmelo ripetere. Ve l'ho detto, non c'è altro. Mamma mia, ma questi non sanno fare altro. Ma chiedete un rimborso. Senti, posso portare il carico al tuo capo? Ecco, esatto, e magari intanto me ne do ancora un po', eh. Andrà tutto bene. Pensavo proprio di essere spacciato. Magari non sapevano il numero del servizio clienti. Quindi... la consegna? 718 Kent. Forza, spideriamo! Entrerai dalle cucine. Devi cambiarti. Però lo stile Peter Parker è fuori luogo. Già, come faranno? È nemica 007. Davvero può farlo? Devo controllare nei fumetti. Portalo alla guardia del corpo di Kravinov. Fanno di menare. Ti ho detto che è troppo vecchio e non sai nemmeno come si usa quell'affare. Un vero cacciatore improvvisa. Ehi ragazzi, non si fanno questi giochi, sono pericolosi. Vediamo, guardia del corpo. Ah sì, deve essere quello. Per lei, signore. Che diavolo è? Mi è stato detto di portarlo alla guardia del corpo di Kravinov. E chi ti dice che sia io? Me lo dice la sua... moglie. Tim ha molta fame. Ah, che strano. Ma tra l'altro quella carne mi sembrava un po' strana. Non sono uno chef, però. Largo! Scusa! Non scusarti, muoviti! Permesso! Ma che cavolo ha combinato? Meno male che hai i superpoteri. Va bene, guardiamo questa guardia del tigre. Tu, per caso, sei... Dim. Cavolo. Beh, questo spiega il menù segreto. Però dobbiamo trovare altra carne. Oh, eccola! Un pasto degno di una tigre da difesa russa. Perfetto, ora sonnifero. Non si sa mai. Ecco, mi raccomando. La tigrona si è addormentata. La cappella pronta. Santa Sofia è a pochi isolati. Strano però. Cosa sono queste pozioni? Forse è questo che lo rende così forte. Sì, ma raga, questo è doping, eh. Diva. Non è quello che sembra? Oh oh. Ok, Tuta. Vediamo cosa sai fare. E dai! Non credevo che Harry si sentisse così! Mi sa che comincia a piacergli un po' troppo. Devo correre alla cappella. Non sono stato io. Per l'appunto. Sei tu! Sapevo che prima era scoccata la scintilla! Ah, sto tizio non mi piace, è un po' troppo grosso. Sapete, il vostro capo non è proprio un santo! Infatti, prendiamo la caccia in fretta! Ha ucciso Scorpio! Liberato Lizard! E infilzato me come uno spiedino!
dirgli due parole, soprattutto sull'ultima parte. Sai come mi immaginavo? Raccone altri. E figurati, ma è uno scontro uno contro uno, che ingiustizia. Ok, ora entriamo. Sono qui per ritirare un siero per il dottor Connors. Voglio solo salvare il mio amico. Non è finita qui. Ah, cavoli, ha scoperto il punto debole, non va bene. Ora però torniamo al laboratorio, almeno il siero ce l'abbiamo. E infatti è proprio qui che Harry e Peter creano il siero anti-Lizard, utilizzando niente poco di meno che un acceleratore di particelle. Per farvi capire, come se per tagliare il prato di casa usaste una bomba a mano. C'è stato anche un piccolo problema di stabilità, quindi Peter è dovuto entrare all'interno dell'acceleratore. Non fatela a casa, consiglio. Quando sembrava tutto ok, ecco che arrivano i cacciatori a distruggere tutto. Ma Spider-Man li prende a calci dove sapete e tornano a casa. A quel punto, preoccupati per il dottor Connors, che è l'unico tra l'altro in grado di tirar via questa tuta all'interno di Peter, si mettono sulle tracce di Lizard. E andando a casa sua, Spider-Man fa un'incredibile scoperta. Lizard è oltre il fiume. Non arriverò in tempo. Aspetta, quindi l'unico che può arrivare in tempo è Miles! Finalmente il costume nero. Magari la volta buona che andrà bene, eh? Direi di andare all'angolo dei saluti. Saluto Pasquale 2.0. Ciao a Elena Matera 6332. Poi saluto UserRNV9OY6FE4V. Ciao a Denki Caminari 7720. Poi saluto Lord Gamer 1500. Poi saluto per ultimo, ma non ultimo, Manuel Torsiello 8121. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se ne vorreste altri. Vi ricordo che noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts, mercoledì e venerdì con altri due nuovi video lunghi. Bella raga, ciao! E ora a caccia di lucertole.